Pubblicato La Mala Carne, primo disco solista del cantautore agrigentino Alfonso Moscato, l'ex leader della band Corde Pazze, ne ha parlato in studio con Gero Michichè. E oggi parliamo quindi del disco che, come vedranno i nostri telespettatori, è appunto La Malacarne, il primo disco solista di Alfonso Moscato. La prima Salta. avventura da solo, La prima avventura solitaria. totalmente, insomma, non totalmente solo, però insomma, la prima avventura compositiva come autore, come scrittura e come composizione di un album, di un album da solo. Salta, ci metti la faccia e soltanto il tuo nome, quindi diciamo ti prendi oneri e onori. Quindi diciamo La Malacarne, che è un disco di 10 canzoni, di 10 storie periferiche di uomini e donne, 10 esercizi dello spirito. Queste sono le parole con cui lo presenti, ma adesso ce ne parli meglio tu. Allora, se non si, io comincio da una piccola storia che se non la metto come premessa non si capisce neanche il disco, probabilmente. Io ho scoperto da 2 anni di avere un cognome ebreo. E, infatti Moscato viene da Meschita, colui della sinagoga. In effetti Piazza Meschita, per esempio a Palermo, era la piazza della sinagoga. Da questa atmosfera, insomma, questa scoperta, nasce questo disco. La Malacarne è... E riprende la triade radicale Malkut, Melek, Malaka, che vuol dire angelo, e Malakim, che vuol dire gli angeli. E gli angeli sono, come angelo in greco, sono chi ti porta un messaggio. E questi sono 10 angeli, sono 10 storie di angeli di periferia, come le puttane o i vecchi abbandonati nei nostri paesi svuotati. Volevo stare a casa mia stavolta. I paesi come Ragona Caldare, paesi come Ganci, paesi come Cattolica Eraclea, posti che siamo stati, che abbiamo visitato anche per fotografarli e per costruire questo disco. E racconta proprio di questi 10 storie, 10 racconti di 10 angeli perduti che portano un racconto, un messaggio. E dentro questo messaggio c'è il senso di questo disco. Ecco, ora proprio questo lavoro è uscito da poco e volevo sapere, ovviamente quasi nella fase più importante, la promozione di questo disco, voglio sapere un po' quindi quali saranno i tuoi prossimi impegni, anche a cui vuoi invitare i nostri telespettatori, immagino. Ma i prossimi impegni stiamo cercando di disegnare sull'autunno un tour compatibile alle mie esigenze, più che altro ai miei doveri anche di futuro papà, quindi, E quindi ti facciamo già gli e auguri. quindi devo cercare di capire dove andare a suonare e quando, perché siamo lì lì. Per gli agrigentini, intanto il prossimo appuntamento. Sabato per gli agrigentini, sabato suoneremo. Sabato il numero di. Sabato La data. 5 5 settembre, 5 settembre. settembre suoneremo al Mojo e proietteremo le fotografie, insomma, sulla facciata della chiesa e suoneremo lì in quartetto questo disco.